Road to Liverpool è l'hashtag che sta accompagnando gli atleti del Team Italia verso i campionati europei di Taekwondo ITF in programma presso la maestosa ICHO Arena di Liverpool, una struttura in grado di contenere ben 11.000 appassionati. La marcia di avvicinamento continua, il countdown sta per terminare, l'appuntamento con la rassegna continentale che assegnerà i titoli europei è fissato dal 25 al 30 aprile nella metropoli inglese. Mancano solo 10 giorni, noi come commissione arbitrale e rappresentanti della nazionale partiremo un po' prima degli atleti, gli atleti del 25 saranno a Liverpool dove svolgeranno le operazioni di peso e poi di là partirà tutto l'iter della competizione. Sono 12 intanto gli atleti selezionati per gli europei di Taekwondo dal commissario tecnico Giuseppe Lanotte, che a Liverpool sarà coadiuvato nelle vesti di tecnico da Cosimo Correa, Friolo, Pinto, Tedeschi, Rocco, Mascolo, Terrone, La Cerenza, il grande Andreula e Cafagna della Federico II di Svevia Barletta, Mazzone della Korean Team Trinitapoli e Pistillo della Rea Sport Wellness Canosa. A completare la spedizione azzurra ci saranno Ruggero Lanotte e Raffaele Ardito, impegnati anche come arbitri. Le sensazioni sono di quelle bellissime esperienze dove i ragazzi credono in se stessi e cercano ancora oggi di migliorarsi. Ovviamente adesso il lavoro è più quello psicologico, dove si cerca di affrontare la gara con serenità e comunque con molta sportività. Gli azzurri stanno bene, sono tutti azzurri veterani, sono pochi i ragazzi che sono la loro prima esperienza internazionale, però ci troveremo ad affrontare una gara che è dalle dimensioni la più grossa che c'è mai stata in Europa, perché parliamo di 1260 partecipanti. La concorrenza sarà agguerrita, ma gli azzurri ci proveranno, ce la metteranno tutta per tornare a casa con qualcosa di importante al collo. C'è la possibilità più per vari atleti, ovviamente la concorrenza non è solo agguerrita, ma raddoppiata, perché il regolamento si è uniformato a quello del CIO e pertanto ogni nazione porterà due ragazzi per categoria e noi ovviamente non su tutte le categorie copriamo il doppio atleta, pertanto la concorrenza sarà veramente spietata. Ora è il momento cruciale e continuiamo soprattutto in questo periodo a darci da fare, sono i momenti più difficili, quindi è tutto da vedere. Sicuramente il gioco di squadra c'è più degli altri anni, quindi possiamo solamente vivere la gara giorno per giorno e siamo carichi, quindi le prospettive sono ottime.